Ciao ragazzi, eccomi qua con una videoricetta. Visto che domani è la festa del papà, ho pensato appunto di preparare le zeppole di San Giuseppe. Allora adesso vi dico tutti gli ingredienti che serviranno per preparare la pasta per fare le zeppole. Allora, iniziamo subito. Serviranno 150 g di acqua, 120 g di farina, 3 uova, un pizzico di sale, 2 cucchiaini di zucchero e 80 g di burro. Iniziamo subito col preparare la pasta. Iniziamo col mettere nel boccale i 150 g di acqua, un pizzico di sale, 2 cucchiaini di zucchero, 2 cucchiaini di zucchero. Dopo aver messo anche gli 80 g di zucchero, iniziamo a cuocere. Per cuocere aggiungiamo i 120 g di farina. Azioniamo dopodiché il bimby per 20 secondi. Velocità 4. 20 secondi, vi risulterà un composto così. Lasciate raffreddare per un 10 minuti. Nel frattempo che aspettiamo che si raffreddi il composto, mi raccomando di ricordarvi di accendere il forno preriscaldato a 200 gradi. E mi raccomando anche nel frattempo di rivestire una teglia con carta forno. Dopo aver lasciato per 10 minuti a raffreddare l'impasto, azioniamo il bimby a velocità 5 aggiungiamo un uovo per volta. Mi raccomando, è importante. Inserito l'ultimo uovo, mi raccomando di procedere per altri 30 secondi a velocità 5. Dopodiché prendiamo una teglia rivestita da carta fondo, ci armiamo di sac à poche con all'interno l'impasto per fare le zeppole e incominciamo a fare la forma appunto delle zeppole. Mi raccomando di distanziarli da uno dall'altro perché le zeppole andranno a lievitare. Nel frattempo che aspettiamo che si cuociano le zeppole, mi raccomando di preparare la crema pasticcera. Io ho usato la crema pasticcera, quella veloce che trovate nell'app Bimby. Io ovviamente l'ho preparata precedentemente perché l'ho dovuta lasciare mezz'ora in frigorifero, perciò mi raccomando di prepararla prima. Riempite la sac à poche, oppure io ho questa pistola per i biscotti, faccio di tutto. Allora, praticamente la riempite di, ecco, di crema e farcite tutti zeppole.
Ovviamente io non è che sono bravissima, non sono una pasticcera, però. Voilà, le zeppole di San Giuseppe sono pronte per essere servite. Ovviamente, se vi rimangono le zeppole che non riuscite ovviamente a mangiarle tutte, potete conservarle in un frigorifero. Allora, questo è tutto, spero che questa ricetta vi sia piaciuta e buona festa di San Giuseppe a tutti e alla prossima!